Arriva il giovedì, arriva l'appuntamento sempre fisso, continuo con Infodemia alle ore 17 su Radio Swing Set in compagnia di Rosy Ciccarone e di Roberto Leone. Siamo giunti alla 29esima puntata. Oh my god, addirittura. Oh my god, mi stavo autocensurando per oh my god. Perché? Però... Perché siamo, c'è il political correct. Lì, perché siamo family friendly semplicemente. Ah, quindi... okay. Allora, polemica questa settimana su Fedez e compagnia cantante, ma magari ne parliamo dopo. Dai, ne parliamo entriamo, più in là. Ne parliamo in più in là. Perché? Perché? Perché adesso, oltre a ricordarvi il fatto che potete seguirci praticamente su qualsiasi social presente sulla faccia della terra, quindi Facebook, Instagram, iscrivetevi al canale YouTube, mandaci messaggi su WhatsApp al 327-5329-058, visitate il nostro sito www.radioswingset.com, visitate la sezione podcast per ascoltare tutto ciò che vi siete persi. Detto ciò, buona musica! Qua con i diti che fuggono via, siamo tornati. I diti. Soprattutto, vai, certo, vai. Perché l'italiano è relativo. È un optional. Esatto, salutiamo Don Vito TV per l'optional sull'italiano. Infatti. Comunque, argomento molto scottante di questa settimana, parliamo degli animatori da incubo. Quindi l'estate si avvicina, tutti quanti sperano di andare in vacanza, tutti quanti sperano di andare in un villaggio che abbia uno staff d'animazione degno di questo nome. Di essere chiamato staff d'animazione, altrimenti poi diventa staff di rianimazione. Diventa staff da rianimare più che altro. E parliamo di quelle figure nell'animazione che poi alla fine sono un flop, ecco. Completamente. Ok, allora vogliamo cominciare? Certo, vediamo. Ci scrive il primo utente. Un animatore da incubo l'ho conosciuto l'anno scorso, non faccio il suo nome per privacy. Tutto stile, si credeva Dio, ma non era nessuno. Allora, questo è un consiglio che da animatore che ha qualche anno di esperienza, ma giusto due, lo do a quegli animatori che magari arrivano ad un certo punto e cominciano a fare i responsabili, i capi, e rimanete comunque persone semplici, perché la semplicità è la cosa migliore in questo lavoro. Quindi non vi dovete sentire Dio, ma sentitevi un qualcuno che in quel momento sta facendo il suo lavoro. Io ho sempre definito gli animatori come gli operai dello spettacolo, quindi sentitevi operai come tutti quanti gli operai comuni. Allora andiamo umiltà avanti. Bambino, umiltà. Umiltà, ragazzo, capito? Umiltà. Andiamo avanti. Ci scrive quest'altro utente. Vacanza 2016, nel villaggio in cui soggiornavo l'animazione c'era e i ragazzi erano anche sommariamente simpatici. L'unica pecca è che non vedevo mai il loro capo animazione, lo trovavo sempre in cabina a giocare al telefono. Ah, altra cosa gravissima che si fa in uno staff d'animazione: il capo non c'è mai. In realtà il capo, da quello che hanno insegnato a me, che mi hanno insegnato anche i miei capi, quindi saluto Giacomo De Giosa che è stato uno dei miei ciao capi, Giacomo, è che il capo dovrebbe essere il primo a dare l'esempio, quindi arrivare la mattina, farsi magari un giro fra gli ospiti, che ne so, fare un po' di contatto, magari organizzare i ragazzi, non stare in cabina di regia lì a guardare le nuvole e a giocare col telefonino, anche perché se lo facevo io ai miei tempi qualcuno mi fustigava e mi appendeva in sala mensa. Quindi wow, allora, esperienze mistiche della vita. E ne abbiamo conosciuti tanti di animatori così, possiamo fare veramente, scrivere un'enciclopedia sull'animazione. Quindi, probabilmente volevo ricordare a tutti quanti che l'animazione è un lavoro, l'animazione turistica è un lavoro come tutti quanti gli altri, non sì, è andare a farsi la vacanza pagati. Assolutamente no. E che altro ricordiamo a tutti, cara Rosy? Che adesso c'è la nostra buona musica. Brava. Si torna da questa carrellata di ottima musica selezionata come sempre da grandi esperti, noi. E quindi si fa quel che si può. Allora, in realtà no, perché per questa puntata la musica, per quanto mi riguarda, non l'ho selezionata io, ma l'hanno selezionata i ragazzi del corso di animazione che sto tenendo,
che ho ottenuto. Più quindi che salutiamo, altro. Regina, salutiamo Luca, Monica, eccetera, tutti, eccetera. Tutti quanti. Andiamo avanti con gli animatori flop che avete incontrato nelle vostre vacanze. L'animatore da incubo è quello che è convinto di essere simpatico, invece fa scendere il latte dalle ginocchia. Infatti, fantastico. Quando fate, allora, quando un animatore fa una battuta, ci sono due reazioni, o uno ride o uno non ride, va bene? Reazioni tra l'altro abbastanza ovvie. Abbastanza ovvie e comuni, ma è ancora peggio quando uno non ride e l'animatore spiega la battuta. È qualcosa di osceno, cioè la battuta non va mai spiegata, anzi o arriva o non arriva. Se la gente non ride, fatti due domande, vuol dire che forse non è che non sei bravo tu come animatore, ma forse non è buona la battuta. Oppure se non ride, se la gente non ride a tutte le tue battute, fai il ragioniere, non è. Andiamo avanti, prossima. Vacanza carina resa flop dagli animatori che ogni qualvolta passavano davanti al mio camper sembravano affranti, non salutavano neanche a pagarli, e uno di loro mi ha parlato per 15 minuti di quando sua nonna si è rotta il femore. Allora, ragazzi miei, io vi voglio bene, ma veramente vi voglio bene a tutti coloro che pensano di affrontare questo lavoro e pensano che sia un lavoro semplice. Questo lavoro non è semplice. All'ospite, perché così devono essere chiamati i clienti delle strutture, non gliene frega una mazza dei vostri problemi, ne hanno già tanti loro. Caro animatore, evita di tediare lo scroto dell'ospite con le tue problematiche. Giusto. Piuttosto vai a caccia di calandrelle. Va bene, ok. Grazie, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Vai, Rosy! Ne leggiamo un'altra. No, ma cioè, è fantastica questa cosa. Cioè, questo è andato. E ha parlato del femore della nonna. Ma chi se ne frega? Cioè, raga. Cioè, del femore della nonna. Ma io non la utilizzavo più neanche come scusa per la scuola, il femore. La nonna, c'è qualcosa di allucinante. Ma piuttosto, se ti trovi in una situazione, guarda quanto è bello il cielo, ma guarda quanto è bello il mare, oh guarda, ops, ho azzoppato il microfono. Ma guarda quanto è bello, guarda il femore, qualcuno affoga in piscina. Ma guarda quanto è bello il femore di mia nonna, cioè piuttosto vedi il lato positivo della, non lo so se ce n'è un lato positivo, però un lato positivo sicuramente in qualcosa c'è. Nella nostra pubblicità abbiamo parlato di Rutti nel fuori onda. Cioè Rosy rutta nel microfono mentre io ho le cuffie. Io ve lo dico, non si può più vivere in questa maniera. Roberto, okay? Leone ruggisce invece. Siamo tornati dopo la bellissima pubblicità a parlare degli animatori da incubo che avete incontrato nel corso della vostra immemore vita. Infatti. Madonna, oggi proprio l'italiano vola. Io sto pescando col filo della cuffia. Vai, vai. Nel frattempo noi continuiamo a parlare appunto dei vostri animatori flop leggendo quello che ci avete scritto. Come sempre vi ringraziamo per le tantissime risposte che ci avete mandato. Siete ciao tantissime. Bobo, da dove stai abbaiando? Ci scrive questo utente: immaginate la scena, due ragazzi in piscina ammazzavano il tempo un po' come meglio credevano. Quindi in piscina, che vuoi che se stai in acqua, stai sulla sdraio, stai lì, cioè che quindi erano sulle sdraio a prendere il sole e a parlare di fatti loro. Si avvicinano due animatori da incubo che senza neanche dire buongiorno, ciao o qualsiasi altra forma di saluto partono chiedendo: che fate? Manco gli stalker. E poi si è conclusa sta cosa o le hanno buttati in piscina questi due? Non lo so, il tipo non l'ha scritto. Ah, ciao, che fate? Ma tu qua cosa farai? No, mai? Solo che fate, manco il ciao. Ah, che fate? Per il momento evito gli animatori, poi non lo so. La risposta sarebbe stata un po' fatta alla Elio, no? Quindi saranno anche miei. Ma dai, ma che vergogna è. Vabbè, dai. Andiamo avanti, su questa io proprio passo sopra perché è la maniera peggiore per creare un minimo di contatto con gli ospiti. Così la quarta parete la costruite proprio, siete voi con Cazzuola. Ma direttamente la torre di Babele praticamente. Va bene. Ci scrive questo utente: Capodanno 2020,
Fermai tutto e iniziai a fare io l'animatrice perché il tizio era incapace. Ah, altra cosa. Quando mettono quella gente che si improvvisa, cioè che chiamano quelle persone e gli dicono ok, no, non ti preoccupare, dai, metti musica. Cioè non è che mettere musica durante una festa per far divertire le persone è facile. Cioè, bisogna avere un minimo di criterio, ragazzi. Beh, bisogna avere un minimo anche di esperienza, di criterio, di questo lo diciamo a tutti quelli che si improvvisano DJ, si improvvisano intrattenitori. Prima imparate da qualcuno che già l'ha fatto, perché se lo fa da tanti anni, magari un minimo si presuppone che lo sappia fare. E soprattutto non andate a lavorare a pizza e birra, ragazzi, perché è veramente denigrare la professionalità di questo. Esattamente, lavoro. Mi hai tolto proprio le parole di bocca. Ma te le toglierò ancora, uno perché arriva la pausa e quindi puoi ruttare, due perché arriva anche la nostra buonissima musica. Siamo tornati ancora una volta. Attenzione, perché Rosy ha avuto un momento catartico all'interno del talk precedente, quindi se non l'avete visto guardatelo, perché ha fatto un rutto interno. È riuscita a fare questo. Come si fa il rutto interno, Rosy? Non lo so, soffochi quasi. Spiegalo tecnicamente, com'è il rutto interno? Allora, il rutto interno è quella cosa che tu proprio speri che non esca fuori, quindi trattieni tutto il più possibile, alla fine trattieni anche i pensieri addirittura. Trattieni l'impossibile per non buttare giù, per non diventare un camionista slavo, con tutto il rispetto per i camionisti slavi. I camionisti in generale, non è che... No, perché ho preso di mira proprio la... Bisogna stare attenti a quello che si dice oramai non si può più parlare, perché... No, dopo... comunque, ragazzi, realmente sta storia del politicamente corretto sta leggermente sfuggendo di mano, cioè veramente. Abbiamo avuto l'esempio di come si chiama? Di Biancaneve, dai, cioè... Poi si è scoperto che in realtà era una fake news. Ok, meno male, cominciando a preoccupare. Già il solo pensiero e già il fatto che qualcuno ci abbia creduto al punto tale da farla andare al TG, questa notizia, già mi fa impressione. Cioè Biancaneve... spieghiamolo, perché magari non tutti lo sanno. Allora, praticamente, cosa è successo a Biancaneve? Allora, Biancaneve è presa di mira dalla regina, perché la regina voleva essere più bella del reame. Biancaneve scappa. No, non mi devi dire la storia di Biancaneve, okay. La so. Cosa praticamente, no, raccontavo agli nostri fantastici ascoltatori dato il preambolo. Anche perché dietro il preambolo ci sono un'altra serie di reati che, se vogliamo chiamare così, sono possibili, tipo violazione di domicilio, tipo pedofilia, tipo qualsiasi altra cosa, anche assunzione di sostanze stupefacenti per quanto riguarda la regina cattiva, maltrattamento di animali. Sì, perché quando fa fare i servizi, le cose impara a fischiettare, c'è sta Bambi che si mette a pulire i piatti con la lingua, non lo so. Vabbè. Va bene, detto ciò, il fatto scatenante era il fatto che il principe azzurro, quando dà il bacino a Biancaneve... Biancaneve è svenuta, morta. Biancaneve è morta per la mela avvelenata, anche la sostanza stupefacente. Il bacio non era consenso. Cioè, Biancaneve non aveva dato il consenso al bacio, quindi accusavano... Ora, la domanda sorge spontanea, ma questa povera crista, no? Presupponendolo... Come te fa a dire sì, baciami principe, a parte che ci ha fatto due scatole così per tutto il resto del film, il principe, someday my prince will come, cioè, bella anche meno. Ma a parte anche il fatto che comunque c'è un'altra cosa, cioè c'è la necrofilia, cioè il principe che va a baciare una morta. Allora non è una questione di consenso, è una questione proprio di necrofilia, cioè vediamo le cose un attimo come stanno, per gentil cortesia. Cioè, quei poveri nani, vogliamo parlare dei nani, se proprio dobbiamo parlare. Istigazione alla masturbazione, non lo so. A parte quello, ma i nani che lavorano in miniera senza nessuna protezione, senza niente, è sfruttamento delle cose del lavoro, là, pericolo. Poi lavorano in una miniera di diamanti, e perché c'hanno una casa delle persone che stanno con le pezze al culo? E infatti, tra l'altro, ma... si potevano permettere anche una reggia, che la regina proprio scansate, no? E infatti, chi lo sa, ma noi sapremo tante altre cose adesso. Tipo la nostra pubblicità.
Eh sì, e dopo aver parlato di Biancaneve torniamo all'argomento della giornata, che sono quegli animatori flop che possiamo incontrare all'interno delle nostre vacanze, durante le nostre vacanze, che sono la cosa peggiore che può capitare, tipo... Tipo questo utente che ci scrive: mi è capitato un animatore che in realtà secondo me voleva essere rianimato. Incubo! Ah, che ha scritto in caps, quindi... Allora, mi raccomando, cos'è che ha fatto? L'ha scritto in caps. Incubo l'ha scritto con le lettere maiuscole. Ah, si dice in caps? Sì. K da caps. Ah, allora, dicevamo, quegli animatori che fanno vedere la loro stanchezza alla gente, quindi che vanno lì in giro trascinando i piedi come gli zombie. Fratelli miei, anche voi avete scelto il lavoro sbagliato, mettete scarpe U-Power la prossima volta. No, Red vabbè, Bull, vi cioè, scandalosi, scandalosi, ma cerchiamo di mantenere un minimo di decoro quando lavoriamo. Su. Un minimo di professionalità. Altrimenti, scusate, i sette nani che devono dire? Ma soprattutto all'ospite. Che gli frega. Ma che si frega. Non gli frega proprio niente. Rendetevi conto di questo. Non gliene sbatte una mazza. Andiamo con la prossima? Certo, mi è capitato di incontrare animatori con poca cura della loro igiene personale. Regà, lavatevi, l'acqua ce l'avete a disposizione, usatela! Allora, possiamo dire magari che gli alloggi degli animatori non sono il massimo delle comodità? Lo possiamo dire. Ok, sì. Possiamo dire che magari non sempre si mangia bene all'interno di un villaggio turistico perché siamo abituati a casa con mammina che ci fa da mangiare? Lo possiamo dire. Ma la doccia e il bidet esistono in tutti gli alloggi degli animatori. Usateli, non sono vostri nemici. La doccia è un dono inalienabile. Ma dai, uno può capire, magari fine delle attività, uno magari è sudaticcio, ci sta, non è che sta ogni 5 minuti sotto la doccia. Però quando a inizio serata già puzzi come una cipolla andata male, Fratello mio, vuol dire che hai sbagliato deodorante, te lo dico, cioè, È vero che c'è scritto eau de toilette, quindi traducibile acqua del bagno, del cesso, infatti, però non fino a sto punto, magari non... con l'acqua scaricata, cioè con lo sciacquone tirato, no, non lavarti con quella, capisci? Quella quella no, è cacca, via, popò sulle mani. Oh, e poi ancora peggio quelli che non si lavano ma si riempiono di deodorante o di profumo o di... tipo il pino silvestre, che è proprio... che si chiama pino silvestre perché lo possono utilizzare solo quelli che abitano soli sulle montagne. Capi? Che non hanno più nessuno. Infatti, intorno. Il nonno di Heidi usava quello. E infatti, pino silvestre, solo sulle montagne, capito? Cioè, vai nella foresta, sulla montagna. Però c'è da dire che con quel tipo, quella tipologia di deodorante, si può mantenere tranquillamente il distanziamento sociale. Sì, ma anche le zanzare lo tengono il distanziamento sociale. Cioè, è molto meglio dell'Autan quello. Sicuramente, guarda, piuttosto. Va bene, va bene, va bene. Noi andiamo avanti con che cosa? Con la nostra buonissima musica. Siamo purtroppo anche quest'oggi giunti al termine di questa grandiosa puntata. Sì, non prima di svelarvi che Rosy rutta anche con l'acqua naturale, me l'ha appena detto, quindi... Ops. Allora, ma io prima di chiudere, volevo fare un appunto su una cosa che è successa in questi giorni. Primo maggio, concertone del primo maggio, Fedez sale sul palco, comincia a fare polemica, nomi, cognomi, cose, città e roba del genere. Stop totale. Allora, adesso, il fatto che una persona possa salire sul palco del primo maggio e dire quello che pensa assumendosene le sue responsabilità, come tra l'altro ha sempre fatto, come ha sempre fatto, io lo apprezzo, è giusto. Il fatto che la Rai, che Fedez abbia tagliuzzato un po' quella famosa telefonata per far vedere che la Rai cercava di censurarlo, quando poi la Rai ha pubblicato la telefonata al contrario perché stavano registrando anche loro, non è proprio che li censuravano. La Rai semplicemente diceva: non è giusto che tu faccia nomi e cognomi senza avere la controparte. Quindi, ma se quel pezzettino era anche nel video di Fedez. Ah, era anche nel video, certo, di Fedez. Ah, ok, perfetto. E quindi, cioè, in realtà non lo stavano censurando, gli stavano semplicemente dicendo:
sali, se vuoi, se tu sali e lo fai, te ne assumi le responsabilità, perché non c'è la controparte. È giusto questo, eh? Non è censura. Siamo molto attenti ad usare i termini giusti. Censura è quando io ti dico tu non lo fai, cioè non lo puoi dire, non lo puoi. Se vuoi salire sul palco non devi fare questo. In realtà loro non gli hanno detto questo, gli hanno detto se tu sali sul palco e fai questo te ne assumi le responsabilità, punto. O sbaglio? Giusto. Ma mi sembra anche una cosa giusta. Non è che tu sali sul palco come fece Grillo un po' di tempo fa, mandi a fare in culo tutti quanti e la responsabilità è di chi ti ha mandato in onda. No, la responsabilità è la tua perché l'hai fatto tu. C'è okay? Una persona pensante che si presuppone abbia, diciamo, i neuroni che si connettono tra poi, loro. Poi tra l'altro giustissimo il messaggio di Fedez, accusava. Infatti quindi personalmente lo stimo particolarmente tanto in questo io periodo. Io stimo un po' meno quelli che hanno detto vabbè, però sul palco si poteva parlare dei morti sul lavoro. Ah, si poteva parlare anche di quello, però si poteva parlare di qualsiasi cosa in realtà. Però Fedez ci ha tenuto a parlare di queste cose anche qua. Perché sta continuando con la sua tra virgolette campagna, lotta campagna. Ecco, campagna per il DDL Zan. Sì. Quindi per cui io sono d'accordo che l'abbia messo in mezzo, è comunque una sua campagna, cioè ha voglia di combattere, è coerente con se stesso, a differenza di parecchi altri che saltano, predicano bene ma razzolano male. Va bene, e con questo abbiamo chiuso anche il nostro Radio Swing Set per il sociale, Roby e Rosy per il sociale. E nel frattempo vi ricordiamo velocemente, perché abbiamo sforato di tantissimo, come contattarci? Ci possono contattare tramite i nostri social, quindi su Facebook, su Twitter, su Instagram, su YouTube. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, metteteci mi piace, commentate, condividete. Insomma, sapete un po' come si fa sta storia. Soprattutto adesso caricheremo la storia dove potete rispondere per l'argomento della prossima settimana. Che è? Che è figure di merda estive. Quindi dopo gli animatori flop continuiamo a parlare dell'estate, che certo, perché ne abbiamo proprio voglia, abbiamo proprio l'esigenza e di figure di ne potremmo riempire un sacco solo io e Rosy, figurati con tutti quanti voi cosa succede. Esattamente. Bene, ci rivediamo nel regno del disagio la settimana prossima alle ore 17 tutti i giovedì su www.radioswingset.it com con infodemia, il replica la domenica sempre alle 17, sempre su www.radioswingset.com. scaricate le nostre app, ciao Alessandro e grazie per le app, e in compagnia di Rosy Ciccarone e di Roberto Leone. Noi vi diamo un bacione, ci vediamo settimana prossima, ciao, ciao!